Fermano l'aumento dei contagi, solo oggi sono 527 le persone guarite. Il commissario Borrelli dice basta con le polemiche, restiamo uniti. Roberta Badaroni. Il numero dei contagi in Italia sale a 17.750, di cui circa il 10% in terapia intensiva. Oltre 1.400 i decessi e l'incremento rispetto a ieri è di 175 persone, soprattutto anziane in condizioni precarie di salute. Mentre in un giorno sono guarite 527 persone, portando a 1.966 il numero totale di chi si è lasciato la malattia alle spalle. L'Italia vive un'emergenza che va affrontata con coesione, è l'appello della Protezione Civile. Questa è un'emergenza importante, importantissima, mai vista, e la dobbiamo fronteggiare col massimo livello di coesione. Garantire dispositivi di protezione al personale sanitario, dice il ministro Speranza, è una delle priorità dell'emergenza. C'è un grande numero di operatori sanitari che si sono contagiati. Dobbiamo approfondire se in questi casi l'esposizione è avvenuta professionalmente oppure al di fuori dell'ambiente di lavoro. L'emergenza intanto obbliga ad affrontare il problema delle carceri dopo la rivolta dei giorni scorsi e il ministro Bonafede lavora all'ipotesi di far ricorso ai braccialetti elettronici per alleggerire le presenze. Allo Spallanzani di Roma intanto la visita della delegazione della Croce Rossa cinese sono medici, specialisti in